Diamo il benvenuto a Marcello Occhelli, referente per i Lyxor ETF in Italia, al quale vogliamo innanzitutto chiedere un pochino come è iniziato questo 2019. Poi, alla luce del fatto che siamo a Salone, il tema della responsabilità degli investimenti sostenibili è al centro appunto di questa edizione, capire voi come Lyxor ETF come interpretate questa tematica. Sì, 2019 è iniziato con deflussi dalla parte Equity Europe, si è rallentato molto, sono iniziati i deflussi anche dalla parte Equity US, mentre hanno raccolto la parte Emerging Markets, la parte Emerging Markets, Local Currency e Hard Currency, e la parte Corporate Bond, che non era stato, diciamo, oggetto di grandi acquisti durante il 2018. Per quanto riguarda ESG, Lyxor è presente su investimenti sostenibili da circa 12 anni. Il primo ETF ESG è stato un ETF sull'acqua e sulle energie rinnovabili. In questo momento decliniamo la nostra offerta su due pilastri. Il primo è quello delle cose, quelli che noi chiamiamo ETF ESG tematici, quindi acqua, energie rinnovabili, green bonds e gender equality. Dall'altro gli ETF invece ESG geografici, dove cerchiamo di offrire per ogni area geografica coperta dai tradizionali indici di capitalizzazione un ETF ESG, quindi classica Europa, classica Eurozona, US eccetera, offrire un ETF ESG. Da quel punto di vista abbiamo fatto una partnership con l'index provider MSCI, che ha la metodologia MSCI Leaders e Trend Leaders. Quello a cui siamo molto attenti in questo momento di transizione dagli indici di capitalizzazione a quelli ESG è che non ci sia troppo tracking error, cioè troppa differenza di performance. Quindi con la loro metodologia riusciamo a selezionare sì le società best in class, ma al tempo stesso avere indici che hanno un tracking error massimo di 1-2 punti percentuali rispetto all'indice capitalizzazione sulla parte develop e 2,5-3 punti e mezzo percentuale sulla parte emerging markets. Questo secondo noi agevolerà mentalmente gli investitori a passare verso gli ESG index, che secondo noi saranno lo standard del futuro.